145 di sport per tutti in forma, in compagnia di Tommaso Ricci dello staff coordinamento aree di attività WISP Genova. Ciao, benvenuto. Grazie, buon pomeriggio. Siamo alla vigilia di un appuntamento importante che riguarda anche te in prima persona, con i fari puntati su Expo Milano nelle prossime ore. Cosa succede? Domani ci sarà la conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto Pronti Partenza Via, a continuazione dell'attività già andata avanti dal 2011 fino a fine 2014 con il progetto finanziato dalla Fondazione Mondelis e che vede WISP Genova in collaborazione con Save the Children come soggetto attuatore delle azioni sul territorio di Sestri Ponente intorno al Circolo Merlino per promuovere attività sportiva e stili di vita attivi, quindi occasioni di movimento, di sana alimentazione, sia per il contrasto alla sedentarietà sia per promuovere poi un'idea dell'infanzia basata appunto sul gioco, sui diritti e sull'attività sportiva e sul movimento. Domani ci sarà per l'appunto la conferenza stampa di presentazione. Il progetto è attuato in 10 città italiane, Genova è tra queste, e WISP è capofila delle azioni sul territorio per la città di Genova, e quindi è un ulteriore riconoscimento del lavoro fatto in questi anni, tanto che c'è stata appunto questa proroga, questa nuova partenza del progetto che riprenderà da settembre, quindi appunto con fine estate e autunno. Ecco, bisogna parlare anche del punto luce e di quello che tu accennavi della ripresa delle attività da settembre. Il programma cosa dice? Allora, intanto al punto luce, che è sempre al Circolo Merlino di Sestri Ponente, le attività non si sono mai fermate perché siamo appunto alle prese proprio con i centri estivi che stanno andando avanti per tutta quest'estate. Ci sono oltre 100 bambini iscritti al centro del punto luce del Merlino, una quarantina frequentano questa settimana, abbiamo avuto anche picchi di oltre 60 bambini iscritti, quindi un sacco di attività. Per l'autunno riprenderanno le attività invernali, quindi sia sportive sia non solo, dal teatro movimento alla danza, allo skate, alle attività del sostegno scolastico, di laboratori. Pensavamo di introdurre anche un laboratorio, diciamo, di musica e movimento, quindi di dare un sacco di attività, di opportunità per contrastare la povertà educativa per il tempo libero dei bambini e dei ragazzi, quindi seguendoli, certo, bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni, proprio un po' in tutto il percorso, sia nel tempo libero, nelle attività sportive, che, certo, anche un supporto per le altre attività. Ecco, Tommaso, ci fa piacere, andando a vedere anche le immagini, parlare di pallacanestro. Lì arrivano per voi, per la vostra realtà, per il vostro sodalizio, notizie molto importanti, incoraggianti. Siamo al lavoro intanto per la terza edizione del campionato amatoriale, la Coppa WISP Genova, che si è concluso il mese scorso con le finali regionali, la Latte Tiguglio Cup di Rapallo. Qui stiamo vedendo le immagini delle finali dell'anno scorso, che ha visto protagonista le prime due squadre genovesi, le prime due squadre del campionato WISP di Spezia. La stagione cestistica WISP non è ancora finita, perché la settimana prossima a Pesaro, dal 23 al 26 luglio, ci saranno le finali nazionali del Summer Basket 3 contro 3 di quest'anno. Vedrà protagonista anche una squadra genovese che ha vinto la tappa di quest'anno a giugno e che oltretutto è la stessa squadra che l'anno scorso ha vinto proprio le finali nazionali, quindi i ragazzi dei Bellissimi, che così si chiamano, andranno a difendere il loro titolo. E come dicevo, siamo comunque al lavoro poi per proporre una nuova edizione della Coppa WISP Genova, che ci auguriamo ancora più partecipata rispetto alle 8 squadre che si sono iscritte quest'anno, ed è stato già un bel successo, e proprio per rafforzare e promuovere questa attività e fare in modo che anche con la collaborazione con il Comitato di Spezia si crei proprio una vera e propria anche attività su base regionale. Abbiamo adesso un servizio che fa riferimento ai campionati amatoriali di calcio WISP, lo andiamo a vedere insieme, firmato da Emanuele Gerboni, poi torniamo insieme per i commenti e le conclusioni. Dagli stadi dell'Europa League, passando per i campi in erba sintetica di provincia, fino ad arrivare ai prati di un parco di periferia, il calcio è davvero un linguaggio universale, capace di unire grandi calciatori e semplici appassionati del pallone. Questo è il messaggio che Damiano Tommasi, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, ex professionista,
Tornato a giocare i turni preliminari di Europa League con la formazione sammarinese della Fiorita, ha voluto lanciare partecipando alle partite della prima giornata dei mondiali antirazzisti organizzati da WISP inizio luglio a Castelfranco Emilia. Il calcio è passione e divertimento in grado di veicolare messaggi importanti come quello dell'inclusione e della lotta a ogni forma di discriminazione. E sono questi i valori alla base dei campionati amatoriali organizzati dalla Lega Calcio WISP del Comitato di Genova, che sta per chiudere una stagione sportiva con numeri da record. Sono infatti quasi 6.000 i tesserati che ogni settimana scendono in campo per le partite. Non solo dello storico lavoratore a 11, ma anche dei campionati amatori a 8 a 7, over 35 a 7, a 6 e del calcio femminile da metà giugno per le gare dei tornei estivi. Stagione estiva che quest'anno ha visto la partecipazione di ben 48 squadre, suddivise tra il torneo calcio d'estate a 7 giocatori, il torneo 8 a 8 giocatori e novità del 2015, il Memorial Pastore e la Coppa Walter Coldesina in collaborazione quest'ultimi con il gruppo sportivo Olimpiche Prapegliese. Nell'attesa di conoscere il nome delle squadre vincitrici dei tornei estivi, con le finali in programma nei prossimi giorni, prosegue inoltre con successo la campagna di iscrizione ai campionati della prossima stagione. Confermate in blocco le squadre del 2014-2015, ma sono numerose anche le richieste da parte di nuove formazioni desiderose di mettersi alla prova nei campionati WISP. Tante novità, a cominciare dallo storico lavoratore a 11 che registra un significativo aumento di adesioni e nel campionato amatori a 7 che presenterà per la prima volta anche un girone su campi misti. Informazioni e iscrizioni sul portale internet www.calciowispgenova.it. www.calciowispgenova.it, il portale per tutte le informazioni, ulteriori delucidazioni. Beh, Tommaso, cosa ancora bisogna aggiungere, fatto salvo il fatto che da settembre si riparta, ma in queste settimane è tempo di finalissime? Anche per il calcio, sì, siamo agli sgoccioli con i tornei estivi. È stato ricordato nel servizio l'impressionante numero di 48 squadre complessive che hanno partecipato ai tornei estivi. Domani ci saranno per l'appunto le finali sul campo di Villa Gavotti per il torneo 8 e sul campo di Via Terpi per il torneo calcio d'estate di calcio a 7. E è opportuno appunto ricordare, come è stato fatto nel servizio, che la prossima settimana si concluderanno anche i due memorial, il Memorial Coldesina a 6 e il Memorial Pastore di calcio a 7 over 35, organizzati in collaborazione con l'associazione Olympic Prapegliese, una realtà con la quale si collabora molto bene a partire dall'iniziativa nate sul campo del Branega, dove per l'appunto certo. Si gioca il torneo, e che quindi ha garantito anche al recupero, alla restituzione al quartiere di un campo, di un impianto sportivo. Ricordiamo in che condizioni era davvero. Sì, in condizioni appunto disastrate, che è stato appunto recuperato e restituito, e quindi potrà essere di nuovo teatro, diciamo, di sport per tutti e di iniziative come queste. Parlando di WISP, inevitabile un riferimento ai centri estivi, ricordando anche la stagione in cui siamo, no? Esattamente, sono in pieno corso i centri estivi che andranno avanti fino al 7 di agosto e riprenderanno dal 31 agosto fino all'11 settembre. Abbiamo numeri altissimi, a più di 300 bambini iscritti la scorsa settimana e anche questa, numeri che mai si erano verificati nel storia, diciamo, dei centri estivi WISP a Genova, che quindi testimoniano l'alto gradimento dell'attività da parte dei bambini, delle famiglie, il lavoro che viene fatto da parte degli operatori. Qui stiamo vedendo alcune immagini della formazione che c'è stata per i nuovi operatori in questo maggio, e quindi anche da rimarcare il fatto che le nostre quote sono assolutamente popolari e le stesse ormai dal 2008, con un massimo di 65 euro a settimana e quindi appunto alla portata proprio di tutti. Ecco, è possibile tuttora iscriversi, le iscrizioni restano aperte, come fare? Già lo abbiamo detto, ma forse è il caso ancora di ribadirlo. Le iscrizioni restano aperte, si può telefonare al numero 010 24 71 463 o andare negli orari di apertura e di chiusura per l'accoglienza iniziale e finale presso le sedi dei centri estivi, gli operatori possono dare le informazioni.
Ricordiamo solo il termine del mercoledì per le iscrizioni alla settimana successiva, quindi diciamo, come si diceva nelle televendite, avete tempo fino alle 18 per iscriversi alla prossima settimana, e restano appunto aperte invece le iscrizioni anche per le settimane successive, anche a partire da domani, venerdì. Fisicamente in Piazza Campetto, giusto? Esattamente. Abbiamo detto tutto, al di là di numeri impressionanti con questo aggettivo più volte ricordato, ma è davvero così, detto dei centri estivi, detto di una passione che per la WISP va avanti 12 mesi all'anno senza fermarsi neppure d'estate, come abbiamo sentito dal tuo racconto. C'è spazio per aggiungere ancora qualcosa? Ma possiamo aggiungere, sempre parlando di centri estivi, invitando appunto a chi volesse farlo ad iscriversi, i nostri uffici resteranno aperti fino al venerdì 7 agosto e riapriranno il 31 agosto. Un'ulteriore aggiunta sui centri estivi, perché un centro a Sestri Ponente, quello che ha sede al sede del dopolavoro dell'Ansaldo in via Merano, rimarrà aperto anche nelle 3 settimane nelle quali gli altri centri sono fermi, quindi c'è proprio la possibilità anche per chi avesse bisogno e voglia di far partecipare i propri figli al centro estivo anche durante le 3 settimane centrali di agosto, nelle quali i nostri uffici sono chiusi e l'attività degli altri centri estivi è ferma, di iscrivere e far partecipare i propri bambini al centro estivo. Tommaso Ricci, grazie, in bocca al lupo per le attività della WISP nelle prossime settimane, a iniziare già dalle prossime ore, e grazie come sempre a tutti voi per la cordiale attenzione. Grazie e buon pomeriggio a tutti.